Caro fratello, buongiorno. Eccomi, Dio ti benedica. eccomi. Dio ti benedica, grazie. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria. Sempre sia lodato e Ave Maria, ovviamente. Come stai? Sto bene, sì. Bene, bene, bene. Oggi è una giornata abbastanza piena di sole, leggero fresco, persone come al solito sempre in giro, gatti non se ne vedono oggi, stranamente, Adesso quindi. verranno. Può darsi che tra poco arrivano i gatti, i pappagalli nemmeno, quindi no, tanta volta ci ascoltasse un amico cattolico antispecista dei pappagalli, sai. Sì. Comunque i pappagalli non ci sono, insomma. Ecco, un pappagallo sono io che passo, intanto che passeggio ovviamente qui, nella zona. Ecco, per fare una battuta, tanto non capisco niente, è ovvio, con un pappagallo può solo che passare, tra virgolette, quindi un pappagallo. Ecco, quindi va bene così. Va bene, fratello mio, noi andiamo avanti con il catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo Certo, chiaro. concluso con l'irreligione, adesso andiamo a meditare l'ateismo, quindi altri quattro articoli che ci possono servire nel nostro cammino. Certamente, certamente. Iniziamo Ma con la prima di. preghiera, con l'Angelus, Occhio. con la nostra Beata Vergine Maria. Chiaramente. Chiaramente, chiaramente, perché ridi? Non so perché ridi. Per Sto il pensando ancora al pappagallo di prima. pappagallo, sì. Al pappagallo di prima, Va eh? bene. Il pappagallo. No, beh, è un onore essere un pappagallo, voglio dire, via. Quindi va bene così, insomma, sai, i pappagalli di solito non capiscono niente, ripetono e basta, quindi i Sì, è pappagalli un non onore capiscono essere niente. pappagalli se ripetiamo tutti i giorni e mettiamo in pratica la parola di Dio. Quello sì, è un Ah, santo certo, quello è pappagallo. chiaro. Sì. È Santo chiaro. pappagallo. Questo dovrebbe essere, no, Bellissimo. perché ovviamente ogni tanto, cari fratelli e sorelle, dobbiamo un po' di gioia nel Signore, come si dice, perché sennò davvero sarebbe Certo. una tristezza più totale. Però non so se i pappagalli sono stupidi, io questo non lo so, se sono intelligenti oppure no. Dicono che sono intelligenti, stupidi, bah, questo lascio a voi, cari fratelli e sorelle, dare una spiegazione. Va bene, comunque, sono un pappagallo, diciamo, ecco, mettiamolo così. Ecco, arriva un cane, comunque, intanto si è accorto anche di questo. Va bene, fratello mio, iniziamo Bene, con la siamo preghiera. seri, siamo Sì, seri, siamo seri iniziamo realmente adesso, con a parte le l'Angelus. battute. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santo, Amen. amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera Concepì dello per opera dello Spirito Spirito Santo. Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me Facci secondo la metterla tua secondo la parola. tua parola. Ave Ave. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad E venne ad abitare abitare mezzo a in noi. mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della nostra risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, Figlio di che Dio, sei che il mio sei il mio custode, custode, illumina, illumina, custodisci, sudisci, reggi e reggi, governa me, governa me, che ti fui che ti fui affidato affidato dalla pietà alla celeste. pietà celeste. Amen. Amen. L'eterno Eterno riposo riposo dona dona loro, loro, Signore. Signore.
e splenda ad essi Splenda ad essi la luce luce perpetua, perpetua, riposino in pace. riposino in pace. Amen. Amen. O Maria concepita senza peccato originale, prega per noi Prega per noi e per i figli a te. che ci rivolgiamo a te. Nel nome del Padre, del Madre del Figlio e Figlio. dello Spirito Santo. Amen. Amen. Eccoci. Sia lodato Gesù Cristo, Sempre ovviamente. sia lodato. Lodato. Iniziamo con l'articolo numero 2123. Molti nostri contemporanei non percepiscono affatto o esplicitamente rigettano l'intimo e vitale legame con Dio, così che l'ateismo va annoverato fra le cose più gravi del nostro tempo. Articolo 2124. Il termine ateismo indica fenomeni molto diversi. Una forma frequente di esso è il materialismo pratico, che racchiude i suoi bisogni e le sue ambizioni entro i confini dello spazio e del tempo. L'umanesimo ateo ritiene falsamente che l'uomo sia fine a se stesso, unico artefice e demiurgo della propria storia. Un'altra forma dell'ateismo contemporaneo si aspetta la liberazione dell'uomo da una liberazione economica e sociale, alla quale si pretende che la religione sia di ostacolo, per natura Chiaro. sua, in quanto elevando la speranza dell'uomo verso una vita futura e fallace, lo distoglierebbe dall'edificazione della città terrena. 2125. Per il fatto che respinge o rifiuta l'esistenza di Dio, l'ateismo è un peccato contro la virtù della religione. L'imputabilità di questa colpa può essere fortemente attenuata dalle intenzioni e dalle circostanze. Alla genesi e alla diffusione dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, in quanto per aver trascurato di educare la propria fede o per una presentazione fallace della dottrina o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione. Articolo 2126. Spesso l'ateismo si fonda su una falsa concezione dell'autonomia umana, spinta fino al rifiuto di ogni dipendenza nei confronti di Dio. In realtà, il riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell'uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione. La Chiesa sa che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano. Credo che in questi quattro articoli, veramente molto profondi, Abbiamo messo tutto sì, fondamentalmente, c'è chiaro. tutto, ma parla anche di noi, fratello mio, i cristiani Certo, no, è cattolici, sì, chiaro, la chiaro, nostra chiaro. religiosità, quando non mettiamo in pratica, e appunto qui ci dice l'articolo 2125 di essere proprio d'esempio, di mettere in pratica. Sì, chiaro. Sì. Sì. Cosa volevi No, vai, dire? vai, perdono, perdonami. No, No, vai, io no, non ti appunto per volevo questo disturbare, argomento assolutamente. mi era venuto proprio il flash, ovviamente citando noi stessi in primis, no? Quelli che cercano appunto di mettere in pratica Certo. i valori cristiani cattolici, noi siamo in primis che dobbiamo dare l'esempio, ecco quello volevo dire, Certo, mi no, era no, rimbalzato subito ovvio. questo, sì. Certo, no, è chiaro, siamo qui a parlare, noi dovremmo dare l'esempio anche se siamo, ripeto, sono come tutti gli altri, né più né meno, con i nostri limiti, i nostri difetti, chiaramente, però ripeto. Un esempio, come dicevi tu giustamente, è di base ovviamente. Purtroppo l'ateismo attualmente è una delle forme più sempre abbondanti in quest'epoca, poi alla fin fine. Certo, come già dice anche nel Catechismo, parte tutto dal famoso trattato di Karl Marx, no? Parte un po' tutto da lì, tra virgolette, o dall'illuminismo, se uno vuole essere ancora più specifico. Proprio dall'illuminismo nel vero senso della parola, dove si toglie Dio e ci si mette io, ok? Questo è un po' il discorso. E parte tutto da lì, dalla famosa, diciamo, degli illuministi, non illuminati, perché
gli illuminati che potrebbero far parte, perché questi sarebbero discorsi, diciamo, qualcuno potrebbe dire anche complottista, tra virgolette, però al di là degli illuminati, ma andiamo sugli illuministi, perché è da lì che parte tutta sta sto odio nei confronti della Santa Chiesa Cattolica e quindi di Cristo, e parte da lì, fondamentalmente. E soprattutto, ahimè, dalla nascita poi anche della stessa massoneria che nasce in quell'epoca, con la nascita dei lumi, famosi lumi degli illuministi. Ecco, e lo dice chiaramente poi nel catechismo, lo fa capire, cioè lo dice proprio in maniera esplicita. È chiaro, o si sta da una parte o si sta dall'altra, tutte e due non ci si può stare, chiaramente. Questo un piede in tutte e due le staffe, come si suol dire, cioè un piede in due situazioni diverse non ci si può stare, ecco, questo è chiaro. Già è un, non so tu che ne pensi, ma più o meno Sì, ma infatti questo è il punto. possiamo racchiudere tutte le epoche, tutti coloro i quali hanno voluto impostare la propria vita e divulgare anche le proprie concezioni e idee su vivere la propria vita senza Dio. È quello, cioè, Certo, noi chiaro, possiamo è chiaro. mettere in tutti i vari personaggi storici che si sono Avvicendati, certo, alternati nella nel storia. tempo, che Certo. appunto mettono l'io al posto di Dio. In Certo. realtà il Signore, anche quando ognuno di questi personaggi pronunciava tutte queste forme di vita, in realtà il Signore soffre molto quando appunto Certo, no, l'uomo questo è si chiaro. oppone all'amore veramente Di eterno. Dio, certo. Questo, ma questo lo facciamo, qui non è che come, non è solo nei personaggi storici o famosi, ma poi lo fanno anche le persone comuni, Tutti i giorni, sì. tutti i giorni, questo è chiaro. Lo posso fare io, lo puoi fare tu, lo possiamo fare ognuno di noi. L'io, l'egoismo, perché poi alla fin fine, se vedete, l'ateismo non è altro che un egoismo di sé, cioè è proprio la massima espressione dell'egoismo, se ci fate caso. Cioè, gli atei dicono no, non abbiamo nessun Dio, e invece no. Gli atei hanno un solo Dio, se stessi. Sì, è vero. Questo è chiaro. Questo è, e non solo. Ma poi, altra cosa, è ovvio che purtroppo dopo ci sono le influenze, si può dire, demoniache, perché Satana ci sguazza da questo punto di vista. Sciolgono Dio, così ci sta lui come padrone. Ecco, questo è un po' il punto. Però, nella stragrande maggioranza, è proprio un togliere Dio per metterci solo l'io. Ecco, questo Sì, è perché il punto. noi sostituiamo il disegno di Dio che ha per ogni uomo e donna, diciamo, c'è un disegno meraviglioso, e Certo, noi certo, certo. lo sostituiamo con il nostro disegno di vita. Ecco, Esattamente. noi come piccolissimi cerchiamo di dare la nostra testimonianza che qualora noi avessimo voluto cercare il nostro io, sicuramente non staremmo qui a cercare di lavorare Sì, veramente come assolutamente. servi inutili nella vigna del Signore. Ecco, Infatti quello è mi è venuto in chiaro. mente, non so perché, una cosa. Per Sì. esempio, San Padre Pio, per esempio, citava, no, sul fatto dell'aborto. Per esempio, l'aborto è uno dei effetti dell'illuminismo e dell'ateismo, paganesimo, chiamiamolo un po' come vogliamo chiamarlo, di questa forma dell'io sopra Dio, quindi l'eliminazione degli aborti, no? Cioè, l'invenzione delle persone tramite gli aborti. Ecco, perché danno fastidio i bambini o le bambine. Mettiamo, il nato va a pagare di gola, non è comunque, eccoli qua, 5-6 stanno arrivando adesso in questo momento. Allora, come vi dicevo, San Padre Pio, in una volta, ad una sorella, se non erro, ad una fedele, gli disse che lei aveva fatto ovviamente un aborto, ed effettivamente lei l'aveva fatto. E dice che tu, cioè, riferita a lei ovviamente, gli disse: guardi che tu hai fatto un danno forte. E quella giustamente spiegò: ma in che senso, padre? Poi basta riandare su internet, si trova questa Testimonianza. vicissitudine. Ecco, sì. E gli disse che qual era il problema, perché non capiva di questo errore che ha fatto. Allora, il disegno della volontà di Dio su quel bambino che doveva nascere, era che quel bambino sarebbe diventato un papa, e invece lei l'ha fatto secco. Quindi la volontà nostra la vogliamo mettere al posto di Dio e si fanno gli errori. Ecco, questa è la distruzione, e questo sta avvenendo. Purtroppo anche oggi sappiamo che abbiamo fatto una trasmissione parlando proprio che purtroppo l'aborto è uno dei crimini, anzi, forse il crimine più grande di tutto il mondo, negli ultimi secoli, tra Sì. virgolette, proprio l'aborto, nel vero senso della parola. L'aborto è una forma di ateismo, tra virgolette, perché è una conseguenza di quello. Certo. Proprio perché c'è il massimo dell'egoismo, così l'eutanasia, per dire, e in altre circostanze. Quindi il divorzio stesso, per fare un esempio, cioè. Per dire, ci stanno varie situazioni. Più dopo, ovviamente, la superbia, l'orgoglio, cioè, ognuno, come si suol dire, sono tutti
come si può dire, sono tutti espressioni del proprio ego, fondamentalmente. Ecco, non so se sei d'accordo, ma più o meno Sì, ma infatti proprio avendo davanti il Catechismo della Chiesa Cattolica, invitiamo sempre i cari fratelli e sorelle in ascolto, in comunione di preghiera, di andare a approfondirli uno per uno. Il 2126 inizia così: spesso l'ateismo si fonda su una falsa concezione dell'autonomia umana, spinta Certo, fino al certo. rifiuto di ogni dipendenza nei confronti di Dio. Ecco, è una falsa, noi abbiamo Esattamente. una falsa cognizione proprio della concezione e cognizione dell'autonomia umana. Crediamo che Chiaro. noi siamo artefici del proprio destino, ma in realtà è una Destino, menzogna. esatto. Ecco dove il È una demonio mente. ci inganna, cari fratelli Esattamente, e sorelle. esattamente, Sì. E poi soprattutto esattamente, facendo un riferimento, fratello mio, se me lo consenti, esattamente. Come no? alla fine del 2126 c'è proprio un riferimento a tutta la Santa Chiesa Cattolica Universale, ovvero la Chiesa sa che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano. Quindi non dobbiamo noi piacere agli uomini, la Chiesa deve portare questo annuncio a tutti. Non può scendere a Chiaro, chiaro. compromessi con No, appunto la assolutamente no. comunione ai separati divorziati oppure altre forme di appagamento per andare incontro agli uomini. È sbagliato, è Assolutamente sì, sbagliato. assolutamente sì. No, infatti, sai che mi viene in mente, non so Sì. perché, ma anche faccio un esempio, ovviamente. Certo, tu dici benissimo, ma mi viene in mente la manifestazione del 25 che ci sarà a Roma. Anche Sì. in quel caso, l'abbiamo detto, tu te lo ricordi, te lo lessi sabato quando ci incontrammo sabato sera, Certo, lo abbiamo ricordo fatto una bene. diretta live, e Sì. tu hai dato un passo del catechismo in cui diceva cioè non bisogna partecipare a quelle situazioni in cui non c'è la Santa Chiesa Cattolica, soprattutto quando si guarda della fede, no? Era un po' questo era il succo per arrivare al succo del Certo, discorso. certo. Ecco, il 25. Come diciamo già da parecchi giorni, è inutile far piacere agli uomini e dire sì, andiamo lì. Che senso c'ha? Dio mica lo accetta questo tipo di discorso. Forse non so se la gente l'ha capita, ma non è quello che accetta. Dio accetta lì davanti al tabernacolo, lì davanti al Santo Rosario, nel tabernacolo alla Santa Messa. È lì che lo accetta Dio, eh. Certo. Cioè, questo è per far comprendere che non bisogna piacere agli uomini, ma bisogna piacere a Dio, fondamentalmente. Cioè, è lo stesso discorso, non cambia assolutamente una virgola. È lì dove poi il Signore appunto nel Vangelo ci dice chi non è con me è contro di me. Noi Chiaro. dobbiamo, sì è la via stretta, diciamo quello che vogliamo, ma sono ogni cosa è soltanto una giustificazione individuale e personale a non orientare la propria vita nelle mani di Dio, nelle mani di Gesù, Certo, attraverso chiaro. le mani di Maria. Quello è, dobbiamo ammetterlo a noi stessi. Il giorno che noi ammetteremo questo a noi stessi, allora probabilmente stiamo dando l'apertura col cuore alla grazia di Dio, perché è Lui che Esattamente, ci trasforma esattamente. tutti i santi giorni della nostra vita. Dobbiamo Nella prendere la maniera più nostra assoluta. croce. Ti ricordi, fratello mio, questo passo che Sì. ci accompagna sempre, il Signore ci dice, se vuoi seguirmi, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Seguimi, certo, chiaro. Dobbiamo È chiaro, è metterlo in chiaro. pratica questo, veramente, fratelli e Esattamente. Non sorelle, è facile non è perché magari uno semplice. può. Non è semplice, però se ti fa aiutare da Gesù tutto diventa più semplice. Tutto Ecco. diventa più facile, sì. È chiaro, da Gesù, da Maria, ovviamente, compresa anche la Certo. Vergine Maria, ci mancherebbe. Ecco. Io quando dico Gesù è intesa anche Maria, ma ci mettiamo insieme. Certo, dove c'è Gesù c'è Maria, in È chiaro. qualsiasi posto noi li collochiamo, Ah, sono no, no, sempre insieme, chiaramente. No, certo. stranamente, ecco, mi viene una battuta, stranamente che in questa occasione di quella manifestazione Maria non si nomina, stranamente. Ma guarda, chi Stranamente, ha la grazia di camminare con noi in questo percorso del Trattato del Monfort lo sta comprendendo bene, che cosa significa vivere senza l'aiuto di Maria. Le certo, derive è sono a chiaro, portata di mano perché ognuno poi è convinto della propria ideologia. è chiaro. Ah, certo, è chiaro, Noi chiaro. non dobbiamo avere delle idee nostre personali o Esatto, comunitarie, noi dobbiamo avere lo stesso esatto. pensiero di Cristo per le mani di Maria. È Il Monforte ce chiaramente, lo spiega chiaramente. bene. Quindi invitiamo a tutti i fratelli e Assolutamente. sorelle, magari così possono pregare il trattato del Monforte, così magari possono capire da che cosa deriva la propria Assolutamente. devozione o Certo, deriva, certo. perché si sta parlando sempre di derive. Cioè, è come tu, fratello mio, se io sto prendendo una strada sbagliata, tu mi prendi, mi vuoi bene, mi dici Massimiliano, attenzione, che su questa strada tu cadi dal dirupo. Io
se tu, io devo capire così comprendere al contrario, che tu mi vuoi bene, certo, no, per dire. Certo, così al Quindi contrario, per questi fare un fratelli e esempio, no? sorelle stanno andando in una direzione sbagliata, Sbagliata, nettamente. sbagliata, assolutamente sbagliata. Per questo infatti vi invitiamo, cari fratelli e sorelle, ad ascoltarci se volete, mica un obbligo, però non è che lo dovete fare per noi, ma lo dovete fare davanti a Dio, perché certo. per noi, no, a noi non ci cambia nulla, tra virgolette, anzi, chi cambia è solo Gesù che fa le cose. Per questo dice, attenzione, attenzione. Ecco, noi vi diciamo solo questo, il web in generale parla, ma la santa parola di Dio è quella che bisogna seguire. Sì, ecco. Sì, infatti. Noi, e il catechismo, chiaramente. Il catechismo della Chiesa Cattolica. Il tabernacolo, guardate, ecco, voglio dire, il catechismo. Ecco, guardate come... dicevo, fratello mio, il catechismo della Chiesa Cattolica ci fa comprendere sempre di più questo grande mistero dell'Eucaristia, di stare lì alla presenza certo. di Gesù, viva, vera ed efficace. Chiaro. E poi mi viene in mente, ecco, citando appunto questi articoli, come noi abbiamo la responsabilità di dare l'esempio, che alla fine siamo noi che dobbiamo vivere una religiosità applicata nel Vangelo quotidianamente. Quando c'è, una volta rimasti di questa omelia che fece questo sacerdote durante la Santa Messa, disse: noi non dobbiamo vivere la vita di fede e scinderla tra la vita nostra dell'uomo, deve essere un tutt'uno, la nostra vita deve essere nelle mani del Signore, perché altrimenti vivremo soltanto una vita a smarcare, sai, devo andare domenica alla Santa Messa, metto la X, ok, non sono in peccato, in realtà non è quello, in realtà è tu non vedi l'ora di andare alla Santa Messa. Ecco che noi, è chiaro, 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 come tu ben sai, cerchiamo di dare un esempio a tutti i fratelli e sorelle di partecipare, se Dio vuole, alle Sante Messe tutti i santi giorni, perché certo, noi tutti chiaro. I santi giorni vogliamo andare ad attingere all'acqua veramente che zampilla per la vita eterna, il corpo, sangue, anima e divinità del Signore. La gioia più grande che ci possa essere, ecco, per dire in breve, diciamo, è proprio la gioia più grande, perché si può stare davanti al Messia, davanti al Re dei Re, ecco. Quindi c'è poco da aggiungere. Per questo andiamo dal Re dei Re il 25, non da altre parti. Ecco, mettiamola così, che forse è la cosa più giusta, al tabernacolo, come poi lo dice anche giustamente anche il catechismo. Quindi vedete che il catechismo aiuta a aumentare anche la fede, fratelli e sorelle. Sì, sì, a comprendere bene. Quella vera. Hai detto bene. Sì, esatto. Sì, sì. Quindi questo è chiaro. No, infatti, se Dio vuole, noi con questi piccoli appuntamenti cerchiamo di andare avanti e crescere tutti insieme. Ecco, vedi, questi cammini che stiamo facendo, il catechismo della Chiesa Cattolica, il trattato, le consacrazioni, anche messaggi e profezie, la sera che ci riuniamo tutti in preghiera, ma quale grazia stare tutti, questo cenacolo che va dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ma anche fratelli e sorelle che stanno in altre nazioni, si riuniscono in preghiera con noi la sera, è veramente una grazia. Gesù, infatti. Vero, è vero, assolutamente, è una grazia e ringraziamo Gesù per questo. Poi, se saremo pappagalli, pazienza, andiamo avanti. Se saremo pappagalli, pazienza. Pappagalli santi. Sì, sì. Andiamo avanti, questo sì, è chiaro. Dobbiamo sempre divulgare la parola di Dio, come dei pappagalli che cercano di mettere in pratica, esatto. Perché i pappagalli certe volte ripetono così, a caso. È chiaro. Va bene, fratello. Allora, siamo arrivati a 23 minuti, dico, penso che ci siamo con la tempistica. Sì, guarda, i gatti sono passati due mentre che parlavamo, non ti ho disturbato perché parlavamo di cose serie e importanti, però il gatto è passato ovviamente, come dicesti tu hai detto, arriva, infatti il gatto è arrivato veramente, infatti, quindi stanno in ascolto anche loro. I pappagalli sono passati e il pappagallo a terra rimane qua e niente, non so, intanto diamo appuntamento, comunque se Dio vuole tu ci sarai, sia... ricordiamo che il 24 ci sarà lì alle Tre Fontane, ovviamente la quinta puntata del trattato, se Dio vuole, ovviamente tu ci sarai, come se Dio vuole e permette, il 24, e ci sarai pure, lo usiamo da, se Dio vuole, anche il 25 sera faremo il Santo Rosario insieme, in diretta con tutti i fratelli e le sorelle, se il Signore permetterà, il 25 a sera, sabato. Sì, sì, se Dio vuole saremo insieme, fratello mio, è una grazia partecipare a questo cenacolo di preghiera, ecco, esatto. Dopo aver partecipato alla Santa Messa, alla Santa Messa, una chiaramente. Giornata di riparazione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, è importante, ecco. Chiaramente. Poi faremo infatti una puntata sul Santo Rosario e poi ne faremo un'altra, appena dopo parleremo di quello che ci ispira il Signore, come si suol dire, certo, ecco, certo. Se Dio vuole, ecco, la mettiamo in questa maniera, quindi
sentirete questi due pappagalli ancora anche questo fine settimana, diciamo, ecco, Sì, così almeno. sì, sì. Dico, non chiamate il WWF perché altrimenti No, no, ci no, no, per gabbiano. carità. No, perché eh sì. Il rischio è tanto, Rischia tanto, va è chiaro, va bene. bene. Ok, la gioia del Va Signore, carine bene. delle sorelle. È così. Bene, cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo, E e Ave Ave Maria. Maria.